Alexa, accendi lo studio. Ok. Ciao a tutti ragazzi, io sono Paros, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere la mia postazione smart low budget, postazione comandata da Amazon Alexa, che si è appena attivata giustamente. E dato che in questo video dirò parecchie volte Alexa, ogni volta che dovrò nominarla utilizzeremo la parola in codice. Mi dispiace, in questo momento non riesco a capire. Riprova più tardi. La parola in codice ce l'ha appena suggerita e sarà riprova più tardi. Su internet si trovano una quantità esorbitante di prodotti per la domotica, dalle prese smart alle ciabatte smart, ai frigoriferi, lavastoviglie, lavandini, quello che cazzo mi pare, hanno fatto pure il cesso smart. Fortunatamente alcuni di questi prodotti sono accessibili a chiunque poiché il loro prezzo è veramente low. Per quanto mi riguarda, avendo già delle strisce LED a disposizione già installate sulla mia scrivania, non ho comprato delle strisce LED smart, che comunque non hanno un prezzo così esorbitante perché si possono dare da 30 euro in su, ma ho semplicemente acquistato due prese smart a cui ho attaccato le strisce LED. In questo modo mi sembra che una ventina di euro, comunque vi lascio i link in descrizione dei prodotti smart che ho acquistato su Amazon, ho avuto la possibilità di comandare tranquillamente dallo smartphone, ma anche da riprova più tardi, l'accensione e lo spegnimento delle strisce. L'unica cosa che purtroppo ancora non sono riuscito a comandare tramite riprova più tardi o tramite lo smartphone è la lampada RGB AUX, che purtroppo è limitata all'accensione tramite il tocco. Quindi anche mettendole una presa smart, essa non si accenderà fin quando voi non andrete lì a farle. Fermi tutti, buoni tutti, regà, piccola clip mentre sto editando il video. Non so il per quale motivo non ho premuto il tasto per disattivare il microfono di Alexa. Non c'era bisogno della parola in codice, regà. Non lo so il perché, ma non lo so, regà, non lo so. Riprendiamo con il video. Oltre alle prese smart, ragazzi, ho anche installato dentro la fantastica e fighissima lampada di carta di IKEA. Fa molto giapponese questa lampada, in effetti, però è una lampada che è immancabile, regà, dentro la postazione di un youtuber, un gamer. All'interno abbiamo una lampadina smart che non ha bisogno, come delle Philips Hue, un hub wifi, perché ce l'ha installato al suo interno. La lampadina l'ho pagata 15,90 euro, se non ricordo male. Anche di questa vi lascerò il link in descrizione. E regà, scusatemi, alzo perché sono vecchio, mi si stanno a spaccare le gambe. Ok, qua è decisamente più comoda la situazione. Vi dicevo che tutte le prese smart, la mia lampada smart, sono comandate da un'unica applicazione che si chiama Smart Home. Applicazione che è disponibile sia su Apple. Applicazione che è disponibile sia su Play Store che su Apple Store. E invece qui sul comodino abbiamo lei, la bellissima Alexa. Alexa? Ti amo. Lo apprezzo molto, ma preferirei che rimanessimo amici. Bene, frenzonato anche da Alexa, siamo proprio proprio felicissimi. Vi dicevo che ormai ce l'ho con me da qualche mese e non so più come fare senza. Ok, la rimettiamo al suo posticino e noi possiamo tornare alla postazione smart. Io voglio un cazzo di cameraman che tutte le volte mi risistema le inquadrature, perché tanto non sarà mai così. Qua sotto la postazione, invece, signori, abbiamo le due prese smart di cui vi parlavo prima. Se riesco, dopo vi faccio delle inquadrature più ravvicinate, così vi faccio vedere il bordello di cavi che c'è sotto la mia postazione. Non ricordo assolutamente la marca delle due prese smart, ma regà, ve lo dico, vi lascio tutto in descrizione. Non mi ricordo nemmeno se sono ancora disponibili queste qui, perché le avevo prese in offerta. Le ho ricercate tanto fa perché le volevo consigliare a un mio amico, ma non le ho più trovate. Comunque, alla prima presa smart sono collegati questi LED che li ho appena messi, quindi devo ancora dare una sistemazione perché mi fanno schifo e stanno attaccati con lo scotch. Mentre la seconda presa smart è collegata ai LED che passano tutto intorno alla scrivania. Tramite l'applicazione Smart Home e tramite anche l'applicazione di riprova più tardi possiamo dare un nome ad ogni singolo apparecchio smart. Infatti tutti e tre i miei prodotti smart sono nominati in base alla posizione in cui sono. E noi possiamo decidere se accenderli singolarmente oppure creare un gruppo di dispositivi e accenderli tutti insieme. Basta infatti che io dica: Alexa, spegni lo studio. Ok.
E come vedete si sono spente tutte insieme. Se vogliamo invece accendere singolarmente ogni presa, basta dire il nome della presa e Alexa farà tutto il resto. Detto questo, signori, il video può finire qui. Fatemi sapere se anche voi avete dei prodotti smart, se anche voi siete appassionati di domotica e soprattutto se preferite Google Home o Amazon Alexa. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link ai miei social, seguitemi su Instagram e mandatemi le foto delle vostre postazioni, perché sto pensando di fare una serie dedicata alle postazioni smart. Quindi se anche voi avete una postazione smart come la mia, fateli una foto, fateli qualche video, mandatemi tutto su Instagram. Qui da Faros è tutto, bella!